Buongiorno a Maurizio Sarri in diretta su Premium Sport. Domani è una domenica bestiale, Torino-Napoli, alla sera Roma-Juve. Mister, ma è la domenica decisiva per questa volata al secondo posto? Io penso di decisivo c'è solo la matematica, il resto è tutto relativo. Una domenica importantissima e noi dobbiamo affrontare una partita difficile, perché Torino è una squadra forte, perché Torino soprattutto in casa ha fatto risultati straordinari, quindi è una partita complicata, e è una partita complicata anche la Roma. L'unico dispiacere è che a questo punto della stagione era più giusto giocare in contemporanea, per noi non cambia niente, abbiamo solo un risultato, però nella gestione dell'altra partita può cambiare. E tra presente e futuro, perché in un incontro con la stampa estera il presidente De Laurentiis ha anche parlato del rapporto che ha con te, ha detto delle cose meravigliose, Sarri ha vita e addirittura ipotizza un ruolo alla Ferguson. Ma ti piacerebbe Sarri a vita a Napoli? Ma alla Ferguson che vuol dire? Che io decido mercato tutto? Alla Ferguson, Alex Ferguson si occupa anche di questo. O si riferisce alla durata e basta? Penso si riferisce alla durata. Forse alla durata si riferisce. Forse a vita, infatti ha parlato di Sarri a vita. Questo è quando si parla di queste cose, è sempre difficile avere l'idea estremamente chiare. Diciamo che Napoli per me è stata una soddisfazione enorme, è una soddisfazione enorme, e diciamo che dopo Empoli tutti parlavano bene di me, ma lui ha avuto le palle per prendermi, è stato De Laurentiis, quindi si sta parlando di una persona a cui devo molto. Poi se devo pensare da qui a 5 anni mi risulta più difficile. Io nel calcio non mi sono arricchito, il prossimo contratto mi voglio arricchire. Ti vuoi arricchire? Mi vorrei arricchire, ma lo sento come obbligo nei confronti della mia famiglia. In che senso? No, da giocatore ho fatto la miseria. E da allenatore io fino a 4 anni fa ero in Serie C, 5 anni fa ero in Serie C. Sono entrato dentro due fallimenti, quindi per 2 anni non ho preso neanche lo stipendio, e quindi è chiaro che non mi sono arricchito il calcio. Però te l'ho detto, no, lamentare sarebbe un insulto a chi la mattina prende il treno alle 6.